Una parola giusto su Gerson che abbiamo citato, non sul merito della terapia, che sarebbe un discorso lungo, e invece vorrei dare presto la parola al dottor Vasco Merciali, giusto sul personaggio, che merita un attimo una piccola considerazione. Lui aveva fortissime emicranie, dolori atroci, e non sapeva come venirne a capo. Allora cominciò a eliminare tutti i cibi di cui si nutriva e cominciò ad ingerirne uno alla volta, per vedere quali questi cibi provocavano emicrania, una volta che aveva eliminato tutto, e quale no. Una volta che assumendo questi cibi sentiva reazioni di forte dolore alla testa, lo eliminava subito. Lì elaborò una prima cena di alimenti molto simili a quelli poi attuali del metodo Gerson, fondamentalmente frutta e verdure in varie modalità, anche se all'epoca c'era ancora un po' di carne. Comunque lavorò sul metodo, cominciò ad integrare cose e cominciò ad applicarlo a pazienti con esiti favorevoli in più le patologie. Finché ci fu un dottore di una clinica per tubercolosi che disse: guarda, se me ne salvi solamente uno, se me ne pulisci uno, sarò un tuo supporto in tutti i modi possibili e immaginabili. Lui riuscì a ripristinare la salute della maggioranza di quelli malati. Tutti meno uno. Tutti meno forse pure più di uno. Solo uno non riuscì a guarire. E la sua cura sta diffondendo molto in Europa, anche qui c'è il libro, bene. E finché ci fu l'avvento del nazismo, visto che lui aveva collegamenti con una genealogia ebraica, fu costretto ad andare in America, la sua cura cominciò ad avere un successo enorme, finché ci fu un'audizione in Senato, con tanti senatori e anche con degli esponenti esterni. Questi senatori si dimostrarono molto interessati, però un giornalista che era lì presente mandò un articolo su tutte le stampe che diceva: trovata la cura per il cancro. Da quel momento in poi ci fu uno sbarramento di forze dell'associazione dei medici e dei gruppi mediatici ad essi connessi, che portarono al fatto che quel giornalista non trovò più la possibilità di lavorare e che tutto quel movimento verso quella terapia venne stroncato, che Gerson dovette chiudere la sua clinica, fu costretto a lavorare in semiclandestinità e la figlia dovette andare in Messico dove ancora c'è una clinica Gerson. Giusto perché è bello ricordare che ci sono personaggi e che quelli che oggi sono presenti un po' li ravvivano, personaggi come Gerson, come Di Bella, che osarono contro tutto e contro tutti perché credevano in qualcosa. Adesso vorrei far parlare ancora.